è arrivata la sua quinta edizione. Anche quest'anno il territorio al centro dei film che presenterete, delle iniziative che farete. E parlaci di cosa troveremo. In Mente Locale Visioni sul Territorio troveremo un festival dagli orizzonti larghi, condensati in 4 giornate tra la Valsamoggia e Vignola. Un festival di racconto del territorio attraverso l'audiovisivo. Avremo la proiezione di 10 film in concorso, scelti tra 254 opere arrivate a livello internazionale. Avremo degli eventi speciali, incontri con gli autori, una conferenza spettacolo del Touring Club Italiano, un photo contest, una premiazione conviviale, la Sardegna Film Commission con ospiti dalla Sardegna, uno sguardo, un'indagine a tutto tondo sul concetto di territorio, che comprende anche la produzione di 5 corti che saranno presentati in anteprima al festival, realizzati in Valsamoggia e a Vignola per raccontare i territori del festival. La Valsamoggia si apre così all'Italia e anche all'estero per la prima volta. E, i temi trattati che coinvolgono i territori quali sono? I temi vanno dal tema dell'identità, che cos'è oggi essere italiani, gli immigrati di seconda generazione raccontati nel Mondiale in Piazza di Vito Palmieri, ma anche In Inverno in Europa, un film spagnolo che ci parla dei rifugiati in Bosnia che cercano di entrare nell'Ungheria, un'Europa impossibile per loro, ma anche la biodiversità, raccontata sia nel Vietnam del Nord, nelle foreste o a Storia di una guaritrice, ma anche nel Salento, sui grani antichi, ma anche i miracoli. Quest'anno ci sono 2 miracoli, il miracolo del mondo delle formiche di Riccardo Palladino e di Anatomia di un miracolo, la Madonna dell'Arco di Pompei, un'altra storia incredibile. È uno sguardo sul territorio a 360 gradi, fatto di personaggi come quello di Enzo Del Re, legato al suo territorio Mola di Bari, per esempio, ma anche di beni culturali, perché questo è l'anno del patrimonio culturale, l'anno europeo del patrimonio culturale, c'è Earthquake, che ci parla di terremoti, beni culturali e speranza attraverso l'arte. Cerchiamo sempre di dare un filo rosso che a 360 gradi racconti un territorio integrando arte, cultura, sviluppo economico, turismo. Uno sguardo curioso adatto anche a chi non è un appassionato di cinema, ma è interessato a capire di più il nostro mondo e il nostro territorio.